Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, voglio spiegarvi come completare il primo step del raid Cripta di Pietrafonda. Se non sapete come raggiungere la stanza dove si svolge lo step, trovate nelle schede e a fine video una guida dedicata. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Andiamo quindi a vedere come funziona questo primo step, iniziando ad analizzare la mappa. Questa è divisa in tre zone, il piano di sopra diviso in zona bianca e zona nera, separate da una parete, e il piano di sotto raggiungibile passando dalle porte in fondo alla stanza e aprendo il portellone. Possiamo notare innanzitutto come in ogni zona sarà presente un terminale, su cui all'inizio troveremo il simbolo rosso di una persona. Questo si chiama operatore e servirà per interagire con alcuni pannelli che troveremo in giro per la mappa. L'operatore sarà solo uno dei due buff che dovremo utilizzare in questo step, buff che dovremo spostare da una stanza all'altra usando i terminali. Una volta startato prendendo l'operatore, infatti, i terminali potranno essere usati come trasferimento da una zona all'altra. Se quindi uno dei buff verrà inserito nel terminale, questo potrà essere ritirato in una qualsiasi delle altre zone. Ora, prima di parlare del secondo buff, andiamo a vedere nel dettaglio a cosa servirà l'operatore. Innanzitutto sarà l'unico che potrà interagire con questi pannelli. Lui, infatti, li vedrà ricoperti da un'area rossa, il che significa che potranno essere attivati sparandogli. Ora, entrando nella stanza sotterranea, potremo trovare 5 pannelli a destra e 5 pannelli a sinistra, disposti secondo la mappa che vedete a schermo. L'obiettivo dell'operatore sarà quindi scendere in questa stanza e, facendo un minimo di pulizia per sopravvivere, attivare due specifici pannelli per lato, quindi due per la stanza nera a sinistra e due per quella bianca a destra. Per iniziare, dividiamoci quindi in due gruppi da 3, uno in nero e uno in bianco. Per startare lo step, uno dei giocatori in bianco, che sarà quello che dovrà poi scendere nella stanza sotterranea, dovrà prendere l'operatore dal terminale e aprire le porte per scendere. A questo punto, nella stanza nera comparirà un vandalo hacker, che riconosceremo per il simbolo di un occhio giallo sulla testa. Ucciso il vandalo, questo lascerà a terra il secondo buff, che si chiama scanner. Lo scanner avrà il compito di dire all'operatore quali pannelli attivare nella stanza sotterranea. Per farlo dovrà utilizzare 4 colonne che troveremo sia in bianco che in nero. Il pavimento sotto queste colonne, disposto secondo la mappa che vedete a schermo, è infatti trasparente e permetterà allo scanner di vedere i pannelli al piano di sotto. Partendo quindi da nero, lo scanner dovrà fare il giro di tutte le colonne e controllare quali pannelli si illuminano di giallo. Questi sono i pannelli che l'operatore dovrà attivare, facendo attenzione perché in caso sbagliasse la stanza prenderà fuoco e lo ucciderà. Per comodità noi abbiamo numerato i pannelli come vedete a schermo e dopo qualche try era ormai semplice associare ogni pannello ad un numero, dicendo il colore della stanza e i numeri dei pannelli. Adesso vi faccio quindi vedere dove si trovano i vari pannelli nella stanza sotterranea e come vederli dalle varie colonnine. Una volta che l'operatore avrà interagito con due pannelli a nero, lo scanner dovrà passare a bianco.
chi lo aveva prima quindi lo metterà nel terminale e uno dei guardiani di bianco dovrà prenderlo per ripetere lo stesso procedimento, indicare quindi i pannelli gialli all'operatore e farlo interagire. Il tutto dovrà essere completato abbastanza rapidamente, questo perché altrimenti a un certo punto la stanza di sotto prenderà fuoco uccidendo l'operatore. Interagito quindi con tutti e quattro i pannelli, le porte si apriranno e al centro della mappa diventeranno vulnerabili 3 fusibili a nero e 3 a bianco. A questo punto dovrà iniziare una fase di switch. L'operatore dovrà mandare su il suo buff, che per comodità prenderà il primo scanner, quindi quello nero. E non appena il terminale sarà libero, dovremmo mandare giù il buff dello scanner. In questo modo chi sta sotto potrà dirci quali fusibili distruggere. Al centro della stanza sotterranea ci saranno 6 piccoli fusibili in corrispondenza di quelli da distruggere. Solo chi avrà lo scanner al momento del danno potrà vedere uno dei 3 fusibili per lato diventare azzurro, mentre gli altri saranno rossi. Dovrà quindi comunicare a quelli di sopra il fusibile azzurro, che sarà quello a cui dovremo far danno. Per ogni fase potremo distruggere 2 fusibili, ma state attenti perché non è detto che siano per forza uno bianco e uno nero. Inoltre, se anche un colpo arriverà a uno dei fusibili rossi, sarà wipe. Aspettate quindi che lo scanner di sotto vi dica quale fusibile sparare, tanto il tempo non manca. I fusibili non hanno molta vita, vi consiglio quindi di far fare danno ad una, massimo 2 persone, mentre gli altri puliranno proteggendoli, soprattutto dagli stiletti esplosivi. Ora, finita la fase di danno, lo scanner e l'operatore dovranno scambiarsi, in modo da poter ricominciare a fare i pannelli. L'operatore, che vi ricordo adesso sarà sopra perché c'è stato passato prima, dovrà quindi aprire le porte in fondo alla stanza, che apriranno anche la porta di sotto, sbloccare poi il portellone in modo da far salire lo scanner. Fatto ciò, ci ritroveremo nella situazione iniziale, quindi con uno scanner a nero e l'operatore di sotto. A questo punto dovremo ripetere il procedimento per 3 giri, supponendo di distruggere 2 cristalli per volta. Dettaglio importante, mentre lo scanner e l'operatore si occuperanno dei pannelli, gli altri dovranno pulire le stanze, concentrandosi in particolare sui guardiani, i sovraccarichi, ma soprattutto le sentinelle. Questi sono dei servitori che spawnano alternativamente in ogni stanza e finché saranno in vita bloccheranno il terminale impedendoci di passare qualsiasi buff. Inoltre fate attenzione perché vi ricordo che l'operatore all'inizio era in bianco, di conseguenza essendo lui andato nella stanza sotterranea in bianco ci sarà un guardiano in meno a pulire. Facciamo quindi un riassunto finale, ci dividiamo 3 a bianco e 3 a nero, un guardiano prende l'operatore dal terminale di bianco e scende, a nero spawna il vandalo hacker, si uccide, si prende lo scanner e si iniziano a controllare i pannelli, nel frattempo si pulisce facendo attenzione ai servitori, fatti i pannelli lo scanner passa a bianco con il terminale e si ripete il tutto, interagito con tutti e 4 i pannelli l'operatore manda su il buff e lo scanner viene mandato giù, si vede a quali fusibili sparare mentre gli altri puliscono per bene, finito il danno scanner e operatore si scambiano ricominciando il giro e ripetendolo fino a un massimo di 4 volte prima che vada in furia. Quindi ragazzi io spero che il video vi sia stato utile, per qualsiasi domanda non esitate a scriverci nei commenti, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e detto questo noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.